Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Nicolò e questo sarà un altro breve video per intervallare il vuoto creato da quel progetto che sto completando. Comunque, vi ricordate il video sulla famiglia Righirini, di quello pubblicato un po' di tempo fa? Ecco, questo sarà un video aggiornamento di quel video. Infatti, due specie si sono aggiunte a colmare il vuoto che si è creato praticamente nella mia collezione. Allora, la prima è il Girino Surinator, che vi avevo già mostrato in quel video là, anche se non era ancora identificato, e la seconda invece è l'Aulonogirus striatus. Comunque, prima di perdere altro tempo, direi di cominciare. Partiamo con la prima. Questo è un esemplare di Girinus surinator, una specie appartenente alla sottofamiglia Girinine e la tribù Girinini. Questa specie si distingue dalle altre specie del genere Girinus per avere la parte ventrale quasi interamente rossicce e il corpo di forma rotondeggiante. Pepe, non pisciarmi sul coso, va via! Comunque, il corpo invece dorsalmente è di colore nero e le elitre presentano delle striature con riflessi bronzati. Le zampe invece sono in genere rossicce oppure più pallide. Questa specie, che misura dai 5,5 ai 7,5 mm di lunghezza, è diffusa in tutti i paesi che si affacciano sul mar Mediterraneo, Italia inclusa, e a nord fino in Francia e nelle isole britanniche. Questa specie, come le altre specie della famiglia, vive e caccia sulla superficie dell'acqua, dove preda altri insetti o artropodi che vi cadono con le zampe anteriori allungate. Si trova in genere in piccoli corsi d'acqua, ma anche in stagni o anche pozze. La seconda specie che vi mostro, che vedete qui a fianco a me, è Aulonogirus striatus, una specie appartenente a un genere affine a Girinus, presente anch'essa nell'area del Mediterraneo, Italia inclusa, anche se nel nostro paese è una specie fortemente in declino e gli esemplari che ho provengono dal Marocco. Il corpo di questa specie, lunga dai 5,5 agli 8 mm, è di forma anch'essa rotondeggiante. La parte ventrale è per la maggior parte di colore nero, anche se spesso alcune parti sono di colore rossiccio, mentre la parte dorsale invece è molto colorata. Infatti il colore di fondo è verde con delle striature violetto. Infine le elitre e il pronotto hanno un bordo giallo e le zampe sono di colore rossiccio. Questa specie è più rara della precedente, anche se può essere trovata in genere negli stessi ambienti, ovvero piccoli corsi d'acqua e occasionalmente anche stagni e acque salmastre. Bene, direi che con questo video possiamo anche chiudere qui. Spero che vi sia piaciuto, in tal caso mettete un mi piace e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Pepino, saluta anche tu! Saluta anche tu, uno stupido cane. Chiama il 05022819986 infinito. Pepe? Grande, guarda in macchina, guarda ancora. Dai che sei uno stupido cane, Pepito.